ma dici, ma sai che io conosco il padre e l'ho incontrato una volta così, no? E quindi, no, in realtà è bella come cosa perché va forte su chi, no, ti vede, sì, sì, e dice, cazzo, voglio diventare Camilla Moroni, cioè, non lo diranno mai, voglio diventare Davide Zaccone, capito? Vabbè, dai, iniziamo, voi siete pronti? Guarda lui come è concentrato, mi piace, è proprio... esatto, perché... Allora, quando hai iniziato ad arrampicare? Allora, io ho iniziato ad arrampicare fin da quando ero piccolina, perché i miei sono scalatori, entrambi scalatori, quindi mi portavano in falesia anche quando avevo pochi mesi, forse anche pochi giorni. Pochi mesi, quindi hai vissuto sulla roccia praticamente, cioè... Sì, ma sì. Ti ricordi il momento, cioè, a che età più o meno hai iniziato? Non mi ricordo precisamente perché appunto mi hanno sempre portato in falesia, mi ricordo che mi facevano scalecchiare un po' da due per poi farmi fare i pendoli. Ah, ok. Quindi in modo un po' giocoso. È stata una roba praticamente da sempre, cioè non c'è sì, stato un età. Sì, perché tuo papà è un forte scalatore, giusto? Sì, forte scalatore, sì. Detta, io lo conosco suo papà, ora glielo dico. No, beh dai, è un forte scalatore, quindi ai tempi ha fatto un sacco di roba, ora non so se... Cioè, forte. Lo so che per te adesso forte, no, scherzo, no. Fortino, no, fortino, dai, infatti, fortino. Per i tempi che correvano era bravo. Sì. Adesso, sì, sì. Da quando hai iniziato, tu hai capito subito che il tuo mondo sarebbe stato quello delle gare? Oppure è una cosa che è venuta naturalmente, magari iniziando a fare le prime garette, eccetera? Allora, le prime gare ho iniziato a farle relativamente tardi rispetto a quando, diciamo, ho iniziato un po' a scalicchiare in falesia. Perché io non scalavo in palestra, quindi non conoscevo il mondo dell'indoor e soprattutto non avevo mai fatto gare, non le avevo mai viste. E ho iniziato, mi sembra che avevo 13 anni, tipo il secondo anno under 14, che avevo iniziato a fare i regionali, che allora erano le macro regionali, perché avevamo Liguria, Piemonte e Val d'Aosta tutte insieme. Vabbè, e poi... tardi sì, no, perché sei entrata in una categoria già bastardina, perché 14 under 14, anni comunque lì te la fai già da prima. È vero, la fai da prima. E io non conoscevo nessuno quando ho iniziato a fare le gare, perché appunto non conoscevo questo mondo, e mi ricordo che avevamo fatto la prima tappa a Capri e ero riuscita a vincere. Ah, sì? Davanti alla Sofia Castellani, che è stata una mia grande avversaria durante gli anni delle regionali. E lei cosa fa? Io non ho mai sentita questa ragazza. Mi sa che ha smesso di scalare. Smesso, o scalicchia ancora dopo quella gara. Però sì, relativamente tardi, effettivamente sì, però poi in realtà è presto, se conti che quando ho iniziato io più o meno la media era quella di chi iniziava ad arrampicare erano sui 15 anni, quindi tu, però effettivamente adesso... Però effettivamente adesso iniziano anche molto più piccoli, io ho tanti amici che scalano ancora adesso, ancora in nazionale, che hanno iniziato molto prima di me a fare gare. Sì, quindi sì, diciamo ho iniziato relativamente tardi, non tardissimo ovviamente. Vabbè, sì, sì, sì. E poi io mi ricordo di te invece che hai fatto, beh, al di là di delle prime garette che comunque non le seguivo, non conoscevo niente dei tuoi risultati, però mi ricordo che tipo hai avuto una fase di stasi abbastanza lunga, poi di colpo, cioè sei tipo esplosa e hai iniziato a piazzarti proprio bene nelle gare proprio importanti. Ora ho fatto un salto quantico fino alla tua, diciamo, attuale carriera, che è sempre più verso l'alto, puntata verso l'alto. Come hai fatto? Cioè pensi, intanto ti allena tuo papà, giusto? Sì, sì. Ok. E tu pensi che questa cosa qui, questa tua crescita, sia anche dovuto al fatto che il tuo allenatore sia tuo padre? Cioè magari avete una sinergia... Oppure perché tuo padre è un bravo allenatore e allenerebbe bene chiunque, hai capito cosa voglio dire? Sì, sì. Beh, allora, in realtà il primo salto che ho fatto, che avevo iniziato a entrare nelle finali di Coppa Italia, non ero ancora allenata da mio papà. Ah, ok. Cioè, scalavamo un po' così in palestra. In realtà il trucco per essere migliorata così tanto era stato avere fatto più gare possibili, scalare il più possibile. Infatti mi ricordo che avevo fatto tutte le tappe del TCC, tutte le tappe dei regionali, e quindi poi scalare tanto aiuta. Sì, sì, certo, certo. È il primo grande salto, è scalare tanto e fare tante gare diverse per appunto... Sì, differenziare. Poi scalare tanto nell'ambito gare, proprio sì, perché sì, ovvio, se vuoi migliorare nelle gare devi scalare sui blocchi di sui blocchi di un certo tipo. Sì, sì, esatto. E invece poi il secondo salto l'ho fatto quando mio padre ha iniziato ad allenarmi, che abbiamo iniziato
a introdurre della programmazione, quindi ci sono dei momenti di carico in cui si fanno certe cose e dei momenti in cui vicino alle gare che se ne fanno altre. Ok. E la psicologia dietro al fatto che sia proprio tuo papà, secondo te? Cioè, non lo so, mi immagino che io dovessi essere al tuo posto, avere l'allenatore con la quale ho così tanta cosa, cioè non lo so, è un po' come portarsi sempre un po' la casa dietro, dove ti senti un po' sempre al sicuro. Sì, e poi, no, non lo so, magari sì, no. Poi è bello perché mi conosce molto bene e esatto, quindi molte cose esatto. Le capisce molto bene, secondo me, rispetto ad altre persone esatto. O ad altri ipotetici allenatori, esatto. lui mi capisce molto meglio perché magari sì, certe sì. cose succedono anche a lui, siamo molto simili, sì. quindi è anche molto facile spiegargli le mie sensazioni, sì. cosa provo mentre scalo, quando sono in forma. Sì. Chiaro, chiaro. Quindi è molto più semplice. Beh, comunque una delle cose più difficili di un allenatore infatti è capire l'atleta a 360 gradi per poterlo proprio costruire in modo specifico. E mi immagino che una persona che ti ha tenuto in braccio fin dai primi giorni di vita, cioè comunque non può che saperlo meglio di tutti. Fai anche roccia? Fai tanta roccia? Ho visto recentemente che sei stata anche in Svizzera, hai fatto... Sì. Ma allora la roccia la vedi di più come gli intramezzi tra una gara e l'altra oppure hai anche degli obiettivi? No, anche dei piccoli obiettivi su roccia. Però comunque do priorità ovviamente alle gare, quindi nei periodi in cui non ci sono gare, in cui non mi devo preparare, tipo queste settimane qua, questo mesetto qua, ne ho approfittato per scalare un po' su roccia e dormo in qualche sfizio. Beh, ci sta. E invece poi già tra due settimane inizierò di nuovo ad allenarmi, quindi ancora due settimane tra virgolette di roccia tranquillità e poi... E quando iniziano le gare adesso? La Coppa Italia non lo so perché non hanno ancora pubblicato il calendario, ma la Coppa del Mondo l'hanno iniziata ad aprile. Ah, ad aprile. Allora, qua c'è proprio il momento cruciale, quello di cui vogliamo sapere tutti. Allora, io mi ricordo, ero qua con Simo Raina, tra l'altro, sì, perché caso vuole che ho fatto l'intervista a lui, era un sabato, e io mi ricordo che ci eravamo andati appuntamento per vederci qua tra una birretta e l'altra e ci facciamo anche la chiacchierata, no? E mentre andavo io guardavo la finale, cioè prima seguivo, oh cazzo è entrata in semi, la camera è entrata in semi, allora messaggi così e Simo, ah sì sì, no. Poi la finale ho detto guarda, oh Camilla è proprio on fire, cioè senza sosta fa tutto e poi eravamo qua tra una cosa e l'altra, non sono riuscito a seguirla, ho visto poi tutto il replay, cioè eri baciata dal signore, no davvero, no, bravissima, complimenti, cioè facevi tutto, eri come se avessi dei superpoteri. Ecco, io voglio sapere le tue sensazioni proprio dalla qualifica, cioè tu hai capito già dalla qualifica che saresti arrivata seconda? No, addirittura nelle qualifiche non mi sentivo tanto bene, ho iniziato l'isolamento che mi girava un po' la testa. No, infatti non ero molto tranquilla. Ma perché ci girava la testa per cosa? Per agitazione, non lo so, disagio? No, già. Agitazione, non lo so, magari un calo di zucchero. Ah, ok, no, era genere. Proprio fisico sì, allora. Sì. Ah, ok. Girava un po' la testa, quindi mi sentivo proprio al top, però comunque non è andata male perché ero arrivata comunque nona, senza aver fatto, diciamo, una gara splendida. E in semi il giorno dopo invece mi sono svegliata, mi sentivo da Dio, mi sentivo benissimo. Ho detto... Oggi voglio spaccare. Minchia. Quanti blocchi hai fatto in semi? Tutti. Ah, tutti. Tutti. Ok. Sì, poi ovviamente non mi aspettavo di entrare in finale, però durante la gara avevo capito che stavo facendo bene. Una bella gara. Sì. Poi quando ho fatto il terzo blocco, che veramente sono uscita, mi sono ritrovata quella fisicata lì davanti, piena di compressione, ho detto questo è il mio blocco, lo voglio flashare. Sono partita e l'hai fatto. E l'ho fatto, sì. Sì, dopo poi vabbè, dopo che riesci a fare comunque i primi due, sul terzo arrivi anche molto più carica, perché dici, certo. fatto i primi due, voglio fare anche il terzo. Così come immagino se succedesse il contrario, che magari cadi al primo. Magari appunto il primo non lo fai, sugli altri magari sei un po' scoraggiata. A me non succede spesso, perché su questo punto di vista non mi dà molto fastidio il fatto che non riesco a fare un blocco prima. Però sicuramente aiuta aver fatto i primi due blocchi per il resto della gara. Comunque infierisce. Penso che sia uno forse dei lati, perché comunque è indubbio che in Coppa del Mondo, ma anche in Coppa Italia, cioè qualsiasi categoria, comunque devi confrontarti con degli atleti che si sono preparati per quel momento e quindi sono tutti incazzati neri. In teoria sì. Esatto, quindi visto che comunque siete tutti forti, tutti in forma,
quello che poi alla fine gioca davvero, a parte ovviamente poi chi è veramente più forte, però è lo stato mentale, proprio quell'aspetto di cui parli, credo, no? Sì, cioè sì. Il cercare di tenere lo stimolo alto e non mollare mai. Poi. Esatto. Poi io diciamo che ero avvantaggiata rispetto ad altri concorrenti perché io non avevo peso sulle spalle di dover far bene, io non avevo grandi aspettative anche diciamo dal pubblico, da chi mi guardava a casa. Quindi ero totalmente, tra virgolette, libera da queste... Sì, sei arrivata all'improvviso e ho detto, oh, raga, va, spostati. Sì, sì, cioè io sì. Non avevo pressione sulle spalle, sì, sì, sì. Quindi è molto facile far bene se non hai questa pressione. Adesso ce l'hai. Vedremo le prossime gare. Te la metto io adesso la pressione. No, ma perché anche perché noi tutti lo sai cosa ci aspettiamo adesso. Eh no, cioè, cazzo, io, no, io non ci vengo più a guardarti qua in palestra senza che tu non arrivi prima. Anche perché adesso la categoria femminile... Io ti giuro, ci sballo molto di più a guardare le femminili di Boulder, perché c'è un livello, secondo me, mostruoso. A parte, vabbè, la Grambriat, che comunque oggettivamente... Natalia! Vabbè, anche la Natalia, sì, Natalia, sì. Secondo me, vabbè. Si continua così il prossimo anno, ah, sì, rischia di fare tribulare un po' le Grambriat nei blocchi. Sì. Secondo me sì. Sì, è brava. Madonna. No, e anche lei è assurda perché mi ricordo che 2 anni fa faceva i mondiali giovanili insieme a me, che non c'era tanta differenza tra me e lei. Madonna. Poi all'inizio di quest'anno ha iniziato a salire sui podi di tutte le gare di blocchi e di tutte le gare di lead. Quanti anni ha? Come me. Ah, come, quanti anni hai? 20. 20? Vabbè, adesso ci sei anche te. Invece la finale, com'è andata? Cioè, poi tu hai fatto sta semi, hai detto no, minchia, qua voglio spaccare, hai finito tutti i blocchi, hai detto bene, ok. Adesso sì, sono in finale. Ero tra l'altro è la tua prima finale? Sì, sì, sì. Ero molto stupita di essere soprattutto seconda, cioè non di essere in finale, di essere sì, in finale vero. Come seconda. Sì, sì, sì. Ho detto, no, ma cosa sta succedendo? Aspetta un attimo. E poi in finale, cioè, ho cambiato il mio obiettivo. Il mio obiettivo, una volta entrata in finale, era salire sul podio. Perché, cioè, quando è che ti ricapita poi di rientrare magari in una finale sì, e di salire sul podio? È vero. Ci ho detto, la do tutta, dato che sono in finale, chissà quando mi ricapita. Sì. Ho detto, questa volta qua devo far podio, che poi magari rischio di non farlo mai più. Sì, vabbè, dai, comunque... No, cioè, spero di no. Cioè, esatto, c'hai tempo per rifarlo. No, però magari è stata una sì, volta sì, di cura entrare in... Beh, vedi Gabri Moroni, cioè lui lo dice sempre, no? Ci ho messo 15 anni ad arrivare a quello che poi è arrivato, però effettivamente, anche perché è talmente variabile, no? Credo, cioè c'è un livello talmente alto che a sì, ogni gara sì, è un po' scuotere i dadi. Basta poi, vedere no? Le classifiche, qualche volta c'è uno che vince la volta dopo non entra manco insieme. Non entra insieme. Misteri dei blocchi. Misteri dei blocchi, delle gare. E quindi niente, il mio obiettivo era salire sul podio e diciamo ho scalato per quello fino alla fine. Poi in isolamento delle finali noi possiamo vedere la classifica aggiornata. Quindi io ad esempio sapevo che che anche se non facevo tra virgolette l'ultimo perché le altre non l'avevano fatto, io ero comunque sul podio. Però a quel punto pensi, voglio dimostrare comunque di essere più forte delle altre e anche se sono comunque sul podio voglio comunque chiuderlo quel blocco, anche perché poi finire una finale sul podio senza esultare sull'ultimo blocco no, non ci sarebbe stato gusto. Sì, è emozionante. Penso che io già, tipo, fossi stato tuo papà, dovessi immaginare mia figlia. Penso che probabilmente, non lo so, sarei uscito fuori da cose. Non sarei stato sugli spalti, no? Cioè, me lo sarei fatta raccontare. No, immagina l'emozione. Mi comunque. Hai detto che si è emozionato insieme. Ah, insieme? Mi hanno detto, non lui. Mi ah, hanno perché detto. Insieme? Che senso ha? Eh no, perché insieme... No, vabbè, sì, perché ci si era spaventa... proprio inaspettato, sì, poi sì. Dopo aver visto le semi forse il podio in finale era un vero. Po' più... Sì, 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 più aspettato. Sì, sì rispetto sì, alle certo, semi. Certo. Sì, ma in semi ti sei aperta le porte per giocartela. Immaginando che qualcuno, come ti accennavo prima, sogni di diventare adesso una garista, che fa... cioè com'è l'ambiente in Coppa del Mondo? Perché questa cosa anche lì, cioè, com'è? Tipo, sono agguerrite, cioè, vi odiate tutte. Tipo, in quando realtà, vi guardate, com'è? Invece... Magari c'è un po' di competitività prima della gara, però niente, diciamo... Sì, sì, vabbè, penso che sia... Tutte educate, sì, sì, sì. Tutte simpatiche. Sì, sì. E c'è, cioè, ad esempio, la Stacia Gheio a me piace molto come...
come atteggiamento, perché magari sì, prima della gara magari non ti parla tanto perché è concentrata, vuole fare bene, appena finisce la gara però viene a farti i complimenti. Ah beh, sì sì. Come è giusto che sia. Sì, sì, e se... è stata anche molto carina e simpatica con me dopo la gara. Perché ti ha fatto complimenti? Sì, sì, mi ha fatto i complimenti, è stata molto gentile, mi ha offerto anche un pezzo di cioccolato. Fantastico. E in isolamento invece tutti zitti, immagino, proprio tutti concentrati. Sì, diciamo, ognuno si fa il suo riscaldamento, poi sì, niente di che. Sì, sì, no, no, ma infatti no, lo dico perché magari... No, l'atteggiamento è molto bello, cioè se anche leggere comunque i blocchi insieme, tutti sì, ti dicono sì, sì, cosa pensano, le metode, anche leggere i blocchi insieme è una cosa molto bella secondo me, per... condividi con le tue avversarie i metodi, sì, sì, e cerchi dei pareri, penso che sia una cosa, una delle cose più belle delle gare d'arrampicata. Se, ti saresti mai aspettata di finire lì? Immagino che tu le guardavi le gare di Coppa del Mondo quando ancora facevi i regionali, per dire, vabbè forse non c'erano neanche gli streaming, se non è che c'era, però sì, ti saresti aspettata? Cioè a pensarci, oppure non ci pensavi? No, una finale magari prima o poi nella mia carriera, prima o poi ci vado, sì, sì, me la sarei aspettata, un podio no forse. Ma se io, poi vabbè non lo dico perché io prevedo grandi soddisfazioni. Comunque, sì sì, ma non lo diciamo che poi porta Iella. Ecco, una domanda che non c'entra niente, cambiando totalmente discorso. Perché arrampichi? Perché arrampico? Perché mi piace arrampicare, è uno sport che mi piace perché non annoia mai. Mm. Ogni giorno, ogni volta hai dei tracciati diversi, dei movimenti diversi. Ogni volta scopri qualche volta anche movimenti nuovi che magari non hai visto prima e non hai mai provato prima. E poi mi piace l'ambiente delle gare. Cioè per le gare mi piace proprio l'ambiente, sono sì, tutti sì, molto gentili. Ho provato anche altri sport e non tutti gli altri sport hanno un ambiente agonistico così tranquillo. Certo. Sì, è vero, è vero. Pensi che rimarrà sempre così? Spero, cioè comunque sì, è relativamente giovane se pensi... Cioè, gare di Coppa del Mondo si fanno, sì, da sempre. Però è oggettivamente meno, cioè non è il calcio, forse girano meno soldi e tutto, no? Pensi che quando sarà come il calcio sarà ancora così? Non lo so, magari sì. Ma io spero che le persone non cambino. Sì. No, sai cosa? Che non cambino gli atleti. È vero, ma sai perché? Perché ne parlavo con Mauro Carena l'altra volta e lui diceva l'arrampicata non è uno sport, è proprio sentenziato, l'arrampicata non è uno sport. Io l'ho appoggiato dicendogli, è vero, l'hanno fatto diventare, perché è anche vero questa cosa. Se tu ci pensi com'è nata l'arrampicata, a finale era più un'avventura, no? Sì, dove sì, andavano con una sicura spalla, scarponi da montagna, eccetera. Cioè una volta per scalare devi fare ste robe, sì, se no sì, cioè, devi essere un pazzo curioso. C'è, secondo me, ancora adesso questo lato non ludico dell'arrampicata, che si trasforma quasi appunto in uno stile di vita, in un qualcosa in cui credi fermamente. Gli scalatori sono scalatori dentro. Sì, sì. E quindi forse questo aiuterà a rimanere un po' più slegati da quell'agonismo tipo il calcio. Ora non è che voglio parlare male del calcio, però sì, che è finalizzato solo a quello, sì, solo sì, al gioco, solo... Poi vabbè, ovviamente ai guadagni e tutto. Magari è questo anche, no? Che potrebbe tenere l'arrampicata un po' al di fuori. Secondo me non tutti gli atleti sono veri arrampicatori, perché certi comunque non amano tanto la roccia, però invece ce ne sono tanti che scalano anche su roccia. Poi la roccia è completamente diversa, perché penso che sia una sfida con se stessi a chiudere il progetto, a chiudere il tiro che si vuole fare. E non, poi alla fine non c'è una classifica, quindi è una sfida con te stesso e con la roccia. Tu ami anche la roccia? Sì, sì, a me piace tantissimo anche la roccia e la trovo molto bella. E arrampichi anche lì, sempre al limite, cioè per chiudere, per fare, oppure no, ti viene? No, 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 in falesia quasi mai, perché lo trovo veramente stressante provare progetti duri. Cioè andare lì magari per mesi, vedere che non migliori, lo trovo veramente stressante. Tra virgolette, mi stresso già in gara, io vado fuori per rilassarmi, non voglio stressarmi anche fuori. Poi c'è anche da dire che dedichi meno tempo alla falesia e quindi di fatto avere magari gli stessi risultati ti è ancora più difficile. Sì, sì, comunque capisco. Poi c'è gente che patisce di più le gare e patisce meno il lavorato su roccia. Io forse patisco di più il lavorato su roccia che le gare. È più il tuo ambiente, l'attitudine verso più... Sì, il mondo delle gare, il mondo della... Sì, sì. Comunque mi piace molto scalare su roccia, indipendentemente anche dal grado. Mi piace anche fare, diciamo, il giorno easy su roccia. Ti ha mai ispirato qualche arrampicatore, qualche garista storico, qualche garista o maschio o donna? Schubert, perché ha una testa devastante in gara, secondo me. Devastante. Si è visto nelle ultime gare di quest'anno, si è sempre visto. Olimpiadi,
dopo che la speed e i blocchi gli sono andati male, non si è demoralizzato e nella lead è arrivato e ha chiuso la via. E si vede proprio, glielo leggi in faccia, che gli piace fare le gare. Cioè lui si diverte quando scala e si diverte proprio quando fa la gara. E questo atteggiamento mi piace molto. Beh, c'è anche un livello devastante. Sì, sì. Poi è arrampica da tanti anni, cioè abbastanza, tra virgolette, quasi vecchiotto. Grandino lui, quanti anni ha? 30. Sì, forse 30 qualcosa. E continua a menare forte, ma forte. Non sempre Ondra riesce a metterlo sotto. A me come atteggiamento in gara piace molto di più Schubert. Ondra qualche volta l'ho visto andare giù di testa e magari appunto veramente impallarsi su delle cose banali di testa, e Schubert invece mai. Credo che Ondra sia anche molto abituato a fare tutto e quindi abbia un'aspettativa, quello che di cui parlavi tu, cioè lui va fuori, cioè deve sempre fare tutto più di tutti, quindi credo che abbia uno stress, subisca uno stress. Ma infatti Schubert ti piace proprio perché glielo leggi in faccia, a lui piace fare le gare, indipendentemente da quello che poi ottiene, a lui succede, si diverte. Questa è una domanda che ho fatto, anche lì stiamo un po' divagando, però magari poi nascono spunti interessanti. L'ho fatta sempre ai maschietti perché ho avuto soltanto sempre solo maschietti finora. È meglio avere il fidanzato che arrampica o che non arrampica? Assolutamente che arrampica. Assolutamente che arrampica. No, cioè, io sai che sono dell'idea opposta. Cioè, io ho vabbè, ma forse magari nelle gare riesci a trovare. Cioè, per me la gente che non arrampica praticamente è proprio tagliata fuori. Non avrei tempo, non avrei tempo, lo so. Poi soprattutto deve arrampicare e se ha più o meno il mio stesso livello è perfetto. Ah, è perfetto? Perché è stimolante allenarsi con qualcuno dello stesso livello e soprattutto se vai fuori su roccia, molto più divertente se scala sul tuo Ma ora sei fidanzata? Sì. Ah, ok, no, perché sennò facevamo l'annuncio solo chi arriva secondo in Coppa del Mondo e che ha sul livello più o meno, quindi probabilmente sono in tre. E quindi no, io sono dell'idea opposta, totalmente opposta, perché, ma forse perché, vabbè, non avendo mai fatto gare e senz'altro, cioè non al tuo livello, però se invece vai tanto sulla roccia, essendo noto tanto sulla roccia, e io mi sono ritrovato di fronte spesso a litigare sulle vie, oppure a litigare, e in più se sei legato su una via, io dici, ma perché? Io perché non? E allora ho detto, no, basta, mai più, a scalare ci vado con gli amici, però capisco. Ma se invece si tenesse di più? È un problema. No, comunque tenersi di più è un punto a favore, cioè comunque aumenta il fascino. Aumenta il fascino, sì. Ok. Cioè già la medaglia olimpica secondo me aumenta il fascino. Allora, uno dovrebbe andare in giro con la medaglia, sono un po', però allora cioè, vedi uno con la medaglia gli salti addosso. Tipo Alberto secondo me dopo che ha vinto è diventato più bello. Ah sì? Sì, secondo me sì. e invece pensi che un maschietto possa sentirsi, cioè cosa molto facile, tu sei più forte di lui, è un problema per il maschietto, per l'orgoglio maschile è un problema. Infatti poi inizia la sfida, o inizia a tenerti. Oppure ti mollo. Ma è motivante perché alla fine poi migliora. Sei una motivatrice, potresti allenare anche te, hai preso da tuo papà. E invece la penultima domanda, quella che faccio a tutti, cosa toglieresti nel mondo dell'arrampicata che c'è che non ti piace? E invece se c'è qualcosa che aggiungeresti che non esiste? Cos'è che non mi piace? Cos'è che non ti piace? Cosa toglieresti nel mondo dell'arrampicata che non ti piace? Se c'è qualcosa che non ti piace, se ti piace tutto, dici no, mi piace tutto. Mi piace tutto dell'arrampicata? Sì, dell'ambiente arrampicatorio dipende. Puoi dire anche una persona, io tipo eliminerei tipo Claudio che è arrivato adesso, è troppo basso e lo vuole eliminare. No, che magari su roccia... Sirin, bravo. Mi piacerebbe che su roccia tutti fossero leali, onesti, perché secondo me non tutti lo sono. Ah, ma è tipo come dichiarazioni di valutazioni, eccetera, in che senso sono leali, onesti? No, perché è un aspetto perché, che... Perché, allora, in gara c'è il giudice, nel senso... Ah, okay. Quindi... Ah, anche, come dici, giudice. A livello di prestazione, tu dici, non, magari a volte può capitare che non si dica proprio... Ma qualcuno secondo me c'è, che dice, ho fatto questo e non l'ha mai fatto. Poi penso che sia un problema suo, perché alla fine poi... Sì, poi è fai lui conti che ha un con problema te con se stesso, certo. Però sarebbe bello che questa gente non ci fosse. Sì, sì. No, ma sono d'accordo. Beh, di casi storici ce ne sono tanti. Sì, ma sarebbe bello che... È vero, che sì. Fossimo tutti leali, onesti con noi stessi e con gli altri. È vero.
L'unico aspetto brutto. Forse. Ok. Quindi questo lo elimineresti. Invece il contrario, aggiungeresti qualcosa che invece che non c'è? Tipo, faccio degli esempi. Boh, Fornaro ha detto aggiungerei un metodo per non chiodare le vie e salire su senza i chiodi, così almeno di 30 anni in 30 anni non dobbiamo richiodare e mettere 100.000 chiodi sulla roccia che poi sporcano. Bah, ci sta. No, forse no. Non aggiungerei niente. Ci sta. Basta, non aggiunge niente. Allora, adesso l'ultimissima, dai un consiglio a chi inizia ad arrampicare e un consiglio da te, penso che sia preziosissimo in questo momento. Allora, la prima cosa che si deve fare appena si inizia ad arrampicare è migliorare assolutamente la tecnica prima della forza, perché migliorarla dopo che hai sviluppato la forza è molto più difficile. E quindi sicuramente lavorare tanto sulla tecnica prima e poi eventualmente iniziare a lavorare sulla forza. Sono molto d'accordo. Infatti secondo me i bambini che iniziano ad arrampicare prima sono molto avvantaggiati sull'aspetto tecnico. Eh sì, perché anche in generale tutte le ragazze secondo me in media scalano meglio dei ragazzi perché hanno un livello fisico più basso rispetto a quello dei ragazzi, quindi per ottimizzare il blocco, ottimizzare i miei movimenti, sono costretta a scalare bene e non a tirarle. Sì, sono d'accordissimo. È una visione molto più diciamo antica tra virgolette, no? Perché prima si diceva sempre questa cosa qua, però secondo me vale sempre. Però io ho visto vale che sempre. Ragazzi che magari hanno tanta forza così è molto faticoso migliorare la tecnica dopo che hai d'accordo. Già un po' di sì, forza. Sì, perché poi tutti gli errori non riesci più a compensare e comunque c'hai talmente tanta forza che vedi comunque vai più o meno vai sempre, esatto. Grande. Fantastico. È andata bene, quanto abbiamo?